Ma prima di andare a Stamford Bridge contro il Chelsea, devo dirvi una cosa. Lasciate qui sotto le domande per la conferenza stampa del tecnico Marconi prima della sfida contro i Blues. Ovviamente le migliori, le più interessanti, le prenderò e chiaramente saranno protagoniste con vostro nome e cognome, quindi lasciatemelo per la partita contro il Chelsea. Quindi prossimo episodio, ragazzi, presto, non vi preoccupate, ve lo porto con le vostre domande in conferenza stampa, con la gara contro il Chelsea e molto molto altro. Ragazzuoli, se volete sempre restare aggiornati sul mondo del calcio, in particolare su gol, trasferimenti, formazioni in anteprima quando gioca la vostra squadra del cuore, ma anche molto altro, scaricate OneFootball, lo trovate in descrizione, il secondo link. Bella! Ragazzi, bentornati qui sul mio canale con questo quarto episodio della carriera. Stiamo prendendo il via e sono molto contento che questa serie vi stia piacendo molto. Ve lo dico prima di ogni episodio, ve lo dico all'inizio di ogni episodio perché comunque non va dato per scontato e sono appunto contentissimo che il vostro supporto sia massimo, così come i vostri commenti, il vostro feedback, perché ad esempio mi avete dato una dritta fondamentale nello scorso episodio e ve la dico subito prima di partire con questo, prima di andare a giocare Roma Inter per l'appunto. Guardate qui che abbiamo Patrick Schick, si sta allenando, lo stiamo allenando. Però è in prestito e questo è un piccolo ostacolo che poi ci si potrà mettere di fronte. Vi spiego subito il motivo. Allora, Schick è partito benissimo, al contrario di quello che aveva fatto nel precampionato. A Bergamo ha fornito due assist, uno a Perotti e uno a Dzeko. Grandi giocate, ha sfiorato anche il gol e gli si è opposto Berisha con un miracolo di fatto sul punteggio di 2-1. Partita poi finita 3-3, come sappiamo tutti, come abbiamo visto, e di conseguenza stavo pensando intanto di smettere per il momento di allenarlo, perché è chiaro che se poi è in prestito, gioca bene, si allena pure, diventa un fenomeno, la Samp col Dick che poi ce lo ridà, no? Una cosa che possiamo fare però, dato che siamo al 22 e dobbiamo arrivare ancora al 31 per quanto riguarda il calciomercato, possiamo intanto smettere di allenarlo, ma soprattutto rescindere il suo prestito e una volta rescisso il suo prestito provare ad acquistarlo adesso che costa tra virgolette poco. Cioè, allora, il discorso è che io potrei anche pensare di terminare il prestito e alle brutte, sentite che vi sto per dire, se vedo che non ho la possibilità economica di acquistarlo subito, rifare un prestito. Però non so manco se ci stanno, perché giustamente si chiedono, ma che cazzo state a fare? Termina prestito, dai, su, rischiamocela così. E adesso che abbiamo terminato il prestito, spero che FIFA, nonostante quello che è successo fino adesso e quindi che ci fa aspettare sempre qualche giorno, spero insomma che si possa subito fare un'offerta per Schick. Proviamo a concludere la prima dell'Inter, sarà complicato però ci proviamo. Allora, contatta per acquistare, possiamo subito. E allora via, forza, forza ragazzi, offerta per il cartellino. Allora, partiamo da, boh, 10 milioni, valore attuale. Noi quanto abbiamo in realtà? Possiamo anche fare così però, alzare il budget e diminuire un po' gli stipendi sperando che Schick non prenda quella cifra. E sinceramente non penso. Andiamo quindi su 13 milioni, vediamo un po' cosa dicono. Avanza offerta. Non me ce mandà però almeno. E vabbè, ma allora devi morire male. Cioè, non è possibile che io... Comunque, ma dimmi, voglio di più. Non te ne puoi andare così, regà. Cioè, stiamo a parlare a Sampdoria, mica con Real Madrid. È tutta l'estate che fanno così. Tanto mi sistemo lo stanziamento budget e poi aspettiamo un po' la possibilità di riprendere Schick rifacendo insomma un'altra offerta. Dobbiamo per forza giocare contro l'Inter e poi sarà tutto nel finale di mercato. Insomma, un finale di mercato al fulmicotone. Distraiamoci un attimo però, perché lasciamo perdere il calciomercato. Pensiamo al campionato. Pensiamo a Pellegrini, che forse potrà debuttare davvero in questo Roma Inter della seconda giornata di campionato, 26 agosto allo Stadio Olimpico. Una partita già fondamentale per la Roma, che ha perso terreno in trasferta contro una grande Atalanta. Questo va detto. E allora, signori, buon divertimento. Noi ci vediamo allo Stadio Olimpico. Allo Stadio Olimpico di Roma, buonasera da Federico Marconi per la seconda giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Buonasera e buon divertimento perché c'è Roma-Inter, una partita nella partita. Due ritorni in uno, per così dire, quello di Marconi appunto, che dopo essere tornato a Roma, dopo aver debuttato in trasferta a Bergamo contro l'Atalanta, e torna anche di fronte al suo pubblico, di fronte al suo stadio olimpico. L'altro ritorno invece fa meno piacere, in particolare ai tifosi giallorossi, perché è Luciano Spalletti, l'allenatore che
tanto bene ha fatto qui a Roma, ma che tanto male si è lasciato con la gente. E allora, partita importante anche perché queste due squadre hanno pareggiato all'esordio rispettivamente con Atalanta e Fiorentina, rispettivamente per 3-3, 2-2, insomma segnano tanto ma prendono anche tanti gol. E allora, stasera anche questo dato sarà importantissimo, la ricerca dell'equilibrio per entrambe. La Roma allora ci prova con questo modulo, con questo assetto, 4-3-3, Alisson tra i pali, Florenzi manola spazio e Kolarov, difesa confermata rispetto a quella che dovrebbe poi essere titolare, Nainggolan, De Rossi e Keita a centrocampo con Dzeko Perotti confermati davanti, ma attenzione perché c'è ancora panchina per Riyad Mahrez, dentro quindi De Frel, questa è la scelta di Marconi, De Frel che è in forma, si sta allenando bene, queste le parole del tecnico e quindi ovviamente scelto lui, almeno per il momento. Risponde l'Inter con Handanovic, D'Ambrosio, Ranocchia, Miranda e Santon, Brozovic a centrocampo assieme a Stark, Candreva e Perisic agli esterni, Borja Valero alle spalle di Mauro Icardi. Altro duello importante sarà proprio quello tra i due numeri 9, abbiamo citato Icardi, abbiamo visto inquadrato Dzeko che ha segnato, così come era stato nella precedente avventura, me l'avete anche fatto notare voi, di FIFA 16, aveva segnato il gol dell'1-0 decisivo al 90esimo contro l'Hellas Verona, ha segnato il gol decisivo del 3-3 a Bergamo all'89esimo contro l'Atalanta, quindi insomma anche questo è molto interessante. È tutto pronto per l'inizio di Roma-Inter, Roma che attaccherà verso la curva sud in questo primo tempo. Si parte, l'attesa è finita. Allora sulla rimessa laterale c'è ancora Perotti, zona cross, la mette dentro per De Frel, colpo di testa che costringe Handanovic alla parata. Sensazionale il portiere dell'Inter, non è finita perché c'è ancora Perotti su Candreva, occhio al monito, col destro a giro, Miranda la prende e poi la prende pure Handanovic. Borja Valero dentro per Icardi che scappa a mano l'ass, Fazio su di lui, occhio a Mauro Icardi, nel rigore fino in fondo, Icardi sul sinistro e non trova la porta, grande chance per l'Inter, partita scoppiettante da questo inizio di gara. Perisic, Borja Valero con Manolas, gran recupero ancora di Kostas Manolas che recupera nuovamente anche su Borja Valero, poi fa uscire con eleganza la Roma, occhio a Nainggolan che prende, mette il turbo, poi Perotti, c'è De Frel che si muove dalla parte opposta, Perotti la tiene, ha visto il movimento centrale da parte di Keita, in porta Keita, non la trova di un nulla, sfiora il gol all'esordio di fronte al suo nuovo pubblico, l'ex gioiellino dell'Ipsia, perché con il sinistro ha calciato davvero malissimo, forse neanche ha visto la porta, Marconi si arrabbia davvero tanto e fa bene perché questa è una palla gol clamorosa per la Roma. Parte Candreva nell'area di rigore, occhio a Brozovic che segna un gol meraviglioso e porta in vantaggio l'Inter proprio dall'ultima azione del primo tempo, è un gol da favola quello di Marcelo Brozovic ed è un gol beffardo per la Roma che aveva tenuto bene per tutto il primo tempo giocando peraltro un gran calcio, però ragazzi che ci possiamo fare, ha fatto veramente un gol pazzesco. Rivediamo il calcio di punizione di Candreva, non tanto perché questa palla che arriva nell'area di rigore e poi guardate come si coordina, è complicatissimo girarla così, complicatissimo, e qui non mi sento neanche di dar colpe a qualcuno perché è un gesto tecnico sopra le righe da parte di Brozovic. 1-0 Inter, non uno svantaggio meritatissimo per la Roma, per la verità è ancora lunga, bisogna recuperare. È entrato Riyad Mahrez, esordio allo Stadio Olimpico con la maglia giallorossa per lui. Borja Valero, apertura per Perisic, occhio Icardi che fa movimento, doppio passo di Perisic, poi dentro il pallone per Icardi che non trova la porta, grande chance per l'Inter per andare sul 2-0 che sarebbe probabilmente stato il KO. Questo lancio per far salire la squadra, Dzeko prova la torre, occhio al liscio clamoroso da parte di D'Ambrosio, quindi Perotti mette al centro questo pallone, secondo palo c'è Mahrez, Handanovic con un miracolo clamoroso su Mahrez che ha avuto la chance di segnare subito all'esordio qui allo Stadio Olimpico. Parte l'angolo di Candreva, Nainggolan praticamente si autolancia e poi fa ripartire la Roma. Occhio al belga che vuole andare largo da Mahrez e così fa. Di prima il tocco per Dzeko, occhio all'algerino che sta ripartendo, Dzeko l'ha visto, cerca di girarla per Mahrez che può partire su Miranda fino in fondo. Sinistro di Mahrez, Handanovic ha preso pure questa. Poi occhio che arriva Dzeko a rimorchio, sempre Dzeko, forse ha perso l'attimo per il cross e ha perso pure il pallone che viene allontanato dalle parti di Icardi e Fazio, la meglio il centrale della Roma, poi De Rossi su Perisic, la gira subito per Keita che ha visto Perotti largo a sinistra, il lancio è per lui, Perotti mette al centro per Dzeko che non c'è, c'è Ranocchia con calma, poi Perisic si addormenta ancora, occhio a Keita con il destro, Keita, eccolo qui il gioiello, il primo in maglia giallorossa per l'ex Lipsia che fa 1-1 al 63esimo, il pari della Roma. E adesso possiamo andarcela a prendere, fuori Perotti e dentro il Sharawi, un cambio che sicuramente avrei fatto e che faccio adesso. Keita 1-1. Pronto un altro cambio nella Roma, dentro Under al posto di Nainggolan, Under largo a destra e Mahrez dietro le punte con Keita che arretra a centrocampo.
Fa un movimento proprio un der per Marezza. Ha visto Dzeko, la palla intelligente per Dzeko che riesce a lottare in area, mettere giù e a girare in porta. Handanovic, non è finita. E Shaarawy, solo esterno della rete per il Faraone a un quarto d'ora dalla fine. Che palla che ha girato Dzeko, e poi neanche a dirlo, che parata di Handanovic. E Marconi quasi crede al gol. E al finale di partita la Roma soffre, c'è Perisic che va via, sempre Perisic sul destro, mette dentro il pallone per Icardi che torna da João Mario con deviazione di Fazio. L'Inter spinge in questo finale dopo essersi riposata veramente per tutto il secondo tempo. Qui Fazio di mano, Fazio di mano, rigore negato all'Inter, meno male, bene così. Ma il tempo allo Stadio Olimpico è finito, 1-1 tra Roma e Inter, bellissima partita in questo match della seconda giornata. È chiaro che adesso però può complicarsi questo inizio di stagione per il semplice fatto che adesso poi pensiamo anche all'Inter, anche loro sono a 2 punti, ma pensando a livello personale, 2 punti in 2 partite contro comunque un 2 avversari tosti da affrontare, l'Inter in casa ma comunque sempre l'Inter di Spalletti e l'Atalanta a Bergamo, sono insomma un dato di fatto. È chiaro che poteva andare meglio così come poteva andare peggio, ed è un peccato solo non aver completato la rimonta, perché per un momento sembrava fosse fattibilissimo. Detto questo, siamo praticamente a 5 giorni o poco meno, anzi no, sono proprio 5, mazza fenomeno, al termine del calciomercato. Poi andremo in trasferta contro la Samp e poi inizierà il nostro girone che non vi ho fatto vedere nello scorso episodio, quindi al volissimo vi faccio vedere che partiremo in trasferta contro il Chelsea, poi pensate ci sarà un'altra trasferta contro l'Atletico Madrid, 2 di fila contro praticamente le 2 più forti del girone, poi in casa contro il Nizza, bisogna assolutamente vincere anche alla luce di 2 risultati che adesso non so cosa faremo contro l'Atletico e Chelsea, comunque in trasferta entrambe non è semplice. La buona notizia è che poi ci saranno 3 di fila in casa, perché dopo il Nizza l'Atletico e il Chelsea per l'appunto, e poi l'ultima partita fuori casa chiaramente in Francia contro il Nizza il 6 dicembre. Detto questo, vi ricordo anche che come ben sapete la pausa quest'anno sarà a febbraio, non a Natale, quindi avremo un dicembre bello pieno. Adesso però, offerta per Perotti dall'Atletico Madrid proprio, ma io direi che possiamo anche rifiutare in maniera abbastanza netta. Allora siamo al 30 e chiaramente o si può prendere adesso o poi la vedo dura. Quindi cerca giocatori, sempre Patrick Schick, il prezzo è sempre quello, lista preferiti. Adesso andiamo lì, chiaramente vediamo se si può trattare. Per chi non lo sapesse, ma penso che lo sappiate un po' tutti, chiaramente si può trattare con i giocatori quest'anno soltanto se inseriti qui, e si può trattare. Restiamo calmi, non è ancora fatta, però noi sappiamo di avere i soldi per poterlo prendere e quindi comunque per poterlo riscattare. E offriamo 16 milioni, che è il suo prezzo, quindi adesso vediamo un po' cosa dicono loro. Se ci chiedono di più, ma se il suo valore è di 16 milioni. Come cazzo fai a dirmi che stiamo soltanto perdendo tempo? Dimmi che vuoi di più, stesso discorso di prima. Però adesso no, cioè perché prima comunque ti ho offerto di meno, mo ti ho offerto il valore suo, non gli scrive 16 milioni se poi ne vuoi 57. Adesso il problema non è tanto che loro abbiano detto di no, perché noi se andiamo su stanziamento budget forse riusciamo a ricavare ancora qualcosina. Il massimo che possiamo offrire è 19 milioni, 19 oppure 20, ma non di più. Quindi adesso avanziamo un po', arriviamo ad esempio a 5 ore di mercato in modo che il tempo passa, e perché sennò altrimenti come abbiamo notato non possiamo fare offerte. Vediamo se ci arrivano offerte, qui continuano ad arrivarci offerte per Perotti, cioè tutto il girone, mo c'è Pancarnizza che ci vede Perotti, è clamoroso. Riflettiamo un attimo, perché senza Schick quanto può essere deleteria questa cosa? Io non penso che soprattutto per la Champions possa bastare, ma è anche vero che in realtà noi abbiamo il mercato di gennaio che è fatto apposta, perché si chiama mercato di riparazione. E quindi se a voi va bene, ma vedete che andrà bene per forza perché la decisione sto prendendo io, però insomma fatemelo sapere qui sotto nei commenti comunque sia, anche perché comunque se non riuscissimo a prendere Schick mi servirebbero altri consigli poi per gennaio. Potremmo provare ad andare con questo pacchetto offensivo, e quindi il Shaarawy, De Frel, Under, Marez, Perotti e Dzeko a giocare il girone di Champions, che magari comunque è passabile, vediamo un po'.
E poi a gennaio provare a fare qualcosa di diverso. Mi dispiace più che per la squadra in generale. Ecco, non si può ancora fare, vabbè, sto punto lo levo. E mi dispiace proprio per il fatto che, insomma, è un giocatore che poteva darci una grossa mano, indipendentemente poi da un è sostituibile o meno. Marco Reus alla Juventus. Bene, fantastico. Finisce il mercato, ragazzi. È stato comunque un mercato equilibrato, nulla di clamorosissimo. Nessun va Messi e cose che a Roma non verranno mai. Sapete che comunque nel mio mercato cerco sempre di prendere giocatori giovani, mixati chiaramente a giocatori con una certa esperienza, giocatori forti perché comunque si deve andare a migliorare la squadra, ma giocatori realistici. Sampdoria-Roma, domenica 10 settembre 2017, terza giornata di Serie A. È una gara importante perché, come vi ho già detto, cominciare adesso a perdere punti, ok, le prime due, cominciare a perdere punti da qua in poi è deleterio. E quindi chiaramente andiamo a Genova, poi pensiamo al Chelsea. E come vedete la Samp ha già Patrick Schick davanti, chiaramente titolarissimo, e io so come funziona, quindi ci segnerà, è proprio scontato che ci farà gol. Ma al di là di questo, inquadratura per il bel tatuaggio di Rajan Nainggolan, questa è la Roma, leggermente rimaneggiata per ovvi motivi: Alisson, Karsdorp, Manolas, Juan Jesus e Emerson Palmieri, Nainggolan e De Rossi, che comunque tengono il loro posto a centrocampo assieme a Keita, e poi Marez, esordio da titolare per lui, Dzeko, spero possa giocare soltanto il primo tempo, ma dipende da come si metterà la partita, e del Shaarawy largo a sinistra. Pellegrini, ecco, chiaramente non bisogna nel turnover stravolgere la rosa, ecco perché Pellegrini gioca sicuramente i secondi 45 minuti, ma almeno per il primo tempo era fondamentale tenere quei tre che tanto bene hanno fatto contro l'Inter. Il Shaarawy vuole attaccare centralmente, occhio al Faraone. De Rossi, movimento di Keita, quello di Dzeko lì vicino, Keita lo vede, lo serve, occhio al bosniaco che pesca l'angolino con un destro a giro, secondo centro in campionato, entrambi in trasferta, 1-0 per la Roma dopo 20 minuti a Marassi. Il gol di Dzeko, e chi se non lui, poteva cominciare a trascinare questa ripartenza della Roma. Oggi l'abbiamo detto, bisogna vincere, e la partenza non è niente male. E occhio a Ricky Alvarez che ha preso il tempo a Keita. Ricky Alvarez sul sinistro, non calcia, mette dentro per Gaston Ramirez, che pareggia i conti al 27esimo. Ingenuità della Roma, e ci hanno punito subito. Mai più un errore del genere in uscita, con Keita che si è abbassato per prendere il pallone, e la Roma subisce gol anche oggi, e diventano 5 gol in 3 partite. Sicuramente la difesa va rivista. Qui De Rossi si fa scappare troppo facilmente Gaston Ramirez. Arriva il pareggio dell'ex giocatore della Bologna. Palla al limite per Gaston. Bravo Juan Jesus. Ancora Juan Jesus. Poi Keita, Nainggolan di prima per il Shaarawy. E chance di ripartenza per la Roma col Faraone. Dzeko e Marez dalla parte opposta. Sempre Shaarawy la porta. Aspetta Marez. Lo serve adesso. Pallone forse lungo. Viviano. E poi Silvestre sulla linea. Non ci credo. Silvestre su El Shaarawy. De Rossi recupera immediatamente questo pallone. Poi Marez. Cerca un pallone che non arriva, vince però l'impallo, arriva anche in zona tiro. Sinistro di Mares che impegna Viviano, e calcio d'angolo per la Roma, si è svegliato l'algerino. Parte De Rossi verso Manolas che la gira e non trova la porta di un nulla. De Rossi qui, ancora palla per Dzeko che la difende egregiamente, mette in porta Keita. Keita 2-1 per la Roma, che ritorna in vantaggio sempre con Keita, che ormai ci ha preso gusto. E qui sull'asse Dzeko Keita, ragazzi, c'è un'intesa incredibile. Si è mosso perfettamente il trequartista. Edin è stato perfetto a difendere il pallone, a mandarlo in porta. Poi freddissimo il numero 13. Sampdoria 1 e Roma 2. Karsdorp. Poi Marez, il cross a cercare Shaarawy. Palo! Arriva Dzeko! E sono 3. La doppietta personale del bosniaco. Il 3-1 della Roma. Partita in cassaforte a un quarto d'ora dalla fine, dopo un palo clamoroso sul colpo di testa di El Shaarawy che si era mosso benissimo. Adesso possiamo finalmente respirare, soprattutto in vista della gara contro il Chelsea. 3-1 la Samp, finalmente una grande Roma sotto porta. Linetti, Barreto, grande giocata di Keita che recupera, occhio con lo scatto ancora di Dzeko in posizione regolare, sempre il bosniaco. Dzeko rincorso, Dzeko prova ad incrociare. 4-1, la Roma cala il poker, tripletta di Dzeko, e adesso la Samp si è totalmente disunita in questo finale di partita. 4-1 per la Roma, game over al Ferraris di Genova, e la Roma lo espugna 4-1 secco alla Samp. Tripletta di Dzeko, direi niente male, 4 gol in 3 partite per il bosniaco,
E che dire, non ha iniziato malissimo questa stagione, un po' come poi è stato nella realtà. Questo mi fa molto piacere perché è stato importantissimo per la Roma vincere questa partita, vincerla poi in questo modo con sicurezza. Ed è importantissimo perché, come dicevamo prima del match, questa vittoria ci permette anche di scavalcare la Samp, che rimane a quota 3 punti in classifica. Noi siamo a quota 5, a pari merito con il Bologna, unica squadra siamo noi ad aver vinto una partita e pareggiato le altre due. La Juve sta guidando questa classifica, è l'unica squadra a punteggio pieno, con il Napoli, il Lazio, il Milan e la Fiorentina che inseguono. Per il momento, per la mia voce che non c'è più e per questo episodio che comunque ci ha detto qualcosina in più, è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto, vi ricordo di commentare appunto qui sotto con quello che vi ho detto e quindi domande per la conferenza stampa. Chi più ne ha più ne metta. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Ovviamente in descrizione trovate anche tutti i miei social, su tutti Instagram e Telegram. Mi sta salendo l'autismo pesante, ma soprattutto la dislessia. Quindi per il momento è tutto. Un bacione, never give up.